Buonasera a tutti ed eccoci qua finalmente dopo quanto, quasi un mese nella nostra bella Real Milano. Finalmente ho più tempo libero in questo momento e quindi mi sono dedicato a questa carriera che avevo lasciato a parte soltanto perché non avevo tempo, visto che ho iniziato questo progetto megalomane della Serie A con tutti i giocatori reali, quindi ho dovuto creare 400 giocatori reali, stile Dream Team diciamo, ma con altre 19 squadre, quindi con tutte le squadre della Serie A. E se non sapevate di questo progetto, trovate tutto in descrizione comunque. Se volete anche voi diventare giocatori o seguire live o bla 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 su Twitch, su Progetto Gaming. Comunque sia, tornando qua alla Real Milano, ci eravamo lasciati anche bene. Quindi, avevamo appena battuto il Monza, quindi primo in classifica. E non, chiaramente, quindi ho lasciato questa carriera non perché mi ero stufato, perché stavo perdendo, anzi, stavo proprio vincendo, ma proprio perché non c'era il tempo. Comunque, se siamo tornati, oggi 10 partite, 9 di campionato, 1 di coppa che vedremo subito contro il Modena, sono i quarti di finale, mi sembra. E poi, dopo questo video, ci sarà un altro video che sarà l'ultimo di questa stagione perché mancheranno 4 partite. Ma andiamo quindi in campo contro il Modena, coppa di Serie D, Serie C, che cacchio è, Serie D, dove si è arrivati ai quarti senza grosse fatiche, senza grosse aspettative. E andiamo anche in vantaggio con Pivelli che ci porta in vantaggio, ho messo anche delle riserve in campo come Pivelli, ma poi un fallo abbastanza stupido di Ruzzenenti, combina un pasticcino molto dolce, no, per niente dolce, molto salato, e c'è un calcio di rigore, qua verrà ammonito Ruzzenenti, il nostro capitano, calcio di rigore, andrà Calapal, mi sembra, e segnerà il gol dell'1-1 momentaneo. Poi siamo al 87° minuto, si prospetta i supplementari, ma io non essendo un ignorante completo di queste categorie, non sapevo che si andasse subito ai calci di rigore, quindi calci di rigore per la prima volta che giochiamo, e qui velocità per ovvi motivi di tempo, gol del Modena 1-0, va anche il Real Milano con Tosetti che trova l'angolino perfetto, 1-1, tutto bene per ora, va il Calpalal che aveva già segnato su rigore, Calapalli, che è. 2-1 per il Modena e va Lucarini che è difensore e la tira centrale in bocca, tocca a Setti e mette il 3-1, ora siamo sotto di un gol, l'inglese deve segnare per forza, gran gol, 3-2, riapriamo questa lotteria dei rigori, va Vesi, il tiro e qua di poco il nostro portiere para, ma c'è il gol che Bollini deve segnare assolutamente, se no è finita, segna e ora c'è il match point per il Modena, tutto nelle mani del nostro portiere che ovviamente non para un cavolo, e ovviamente perdiamo ai rigori contro il Modena, ma va bene così, la coppa non era un nostro obiettivo perché non ci avrebbe portato a nulla se non magari qualche soldino in caso di vittoria della finale, se no zero. Ma andiamo in campionato, qui giochiamo contro il Darfo Boario, mi sembra, con il portiere che fa una roba imbarazzante e Zanoni ci porta in vantaggio 1-0 alla Milano, continua la nostra corsa con il Monza che ha più 4 e Zanoni ancora segna il gol del 2-0, Zanoni in forma strepitosa, 2-0, poi ovviamente non possiamo che subire un'azione da parte dei padroni di casa che non ha fatto nulla per tutta la partita, arriverà il 2-1 che ci metterà un po' paura, perché ovviamente tutti i minuti saranno un po' tutto sulla difensiva, ma resistiamo, vinciamo 2-1 e andiamo a vedere cosa ha fatto il Monza, che ovviamente ha vinto 1-0 e quindi rimaniamo a meno 4 dal Monza, ma campionato apertissimo. E ancora il Real Milano che questa volta con Tosetti, scusate, porta in vantaggio il Real Milano alla primissima occasione che arriva soltanto al 42° minuto. Resistiamo quanto dobbiamo, ultimi secondi di gioco, una partita molto noiosa, qui cercano in tutto per tutto il Virtus Bergamo con un tiro dai 900 metri, ma finisce così, 1-0 Real Milano, vittorie con il minimo scarto, ma che ci vanno bene, però il Monza ha ancora vinto 2-1, quindi non riusciamo davvero a recuperare punti, anzi andiamo sotto contro il Cilliverghe, 1-0 per il Cilliverghe. Ovviamente la reazione arriva dal Re Milano, ma soltanto nel secondo tempo, verso il 60° minuto, con il pallone per Poletto. Zanoni, il tiro che va nell'angolino basso a sinistra, forse il tiro era un po' lento, ma molto preciso, il portiere non l'ha vista partire. 1-1 e all'83° minuto, anzi
Andiamo verso l'84esimo minuto. Inglese, si parte dalla difesa. Pallone per Zanoni. Zanoni entra in area, vede in mezzo. La palla strana, arriva Dotti, c'è il 2-1 di Alejandro Dotti. 2-1, proprio lui, è tornato Alessandro Dotti. 2-1, un gol decisivo perché la partita finirà qui. 2-1 per il Real Milano, di terza vittoria consecutiva. E il Monza, porca troia, ha vinto ancora, non perde mai. Non si può, è impressionante, è impressionante. Rimaniamo a meno 4 dal Monza. Adesso giochiamo in casa contro il Pontisola. Il pallone, qua un grandissimo gol di Bigotto, gran palla, quindi capelli per Bigotto che segna un bellissimo gol. E di nuovo siamo in svantaggio. Partiamo con lo svantaggio, ma poi arriva il gol di Bollini al 33 minuto e 37 secondi. 1-1. Intanto controllavo il Monza che è sempre fermo sullo 0-0. Bene così, però la partita è ancora molto lunga. Invece no, perché non succede nulla nel secondo tempo. E la formazione ospite gestisce il pallone. Un pareggio a Milano è sempre un buon pareggio. E speriamo che il Monza abbia fatto almeno lo stesso, anzi, o abbia perso, che così guadagniamo quel punticino minuscolo. Ma è difficile sperare in una sconfitta del Monza in questo momento. Finisce 1-1 qui intanto. E il Monza invece ha fatto 0-0 contro il Protenzano. Quindi rimaniamo a più 4. Altra partita noiosissima perché siamo già all'86esimo minuto, ma il Real Milano sappiamo che non molla mai. E il Monza mi sembra che sia anche in vantaggio. Ghirardelli tenta un cross che sbaglia, va in porta, il portiere non se lo aspetta e segniamo in questa maniera imbarazzante nel suo primo gol stagionale. 1-0 quando non ci credeva più nemmeno il Real Milano, ma questo cross ha portato al gol del vantaggio. Poi si cerca gli ultimi secondi il gol del pareggio del Mapello Bonate, ma che non arriva. 1-0 Real Milano, vittoria, aspettando cosa ha fatto il Monza, che ha vinto 1-0 contro il Caravaggio. E quindi niente di fatto, ancora una volta il Monza rimane a più 4, è incredibile, incredibile. Andiamo a braccetto, giochiamo contro il Savoz, no, il Pergolottese. Quarto minuto di gioco, anzi quinto, una buona azione qui della Milano, anzi no, perché perdiamo palla malamente. Parte il contropiede per la formazione di casa con Torchio. Torchio sulla fascia destra, liberissimo, attenzione, punta l'uomo, salta l'uomo, ma bellissima questa scivolata che però sfortunatamente favorisce il Pergolottese. E Betti segna il gol dell'1-0 e qua mi incazzo perché non si può fare niente, non si può fare una roba del genere. Arriverà però anche un calcio di rigore con Scarpi. Il tiro, c'è ovviamente il gol, noi i rigori non li faremo mai, mai. 2-0 e ora le cose si fanno davvero dure, ma il Real Milano non molla mai. Già al 20esimo minuto, pochi minuti dopo il gol del 2-0, il pallone che davvero qua stava entrando, ma il difensore mette il muro, incredibile. Ma non ci arrendiamo, Colombara, e c'è un grandissimo gol. Ancora una volta si pensava al cross, invece tira e Colombara segna il gol del 2-1. Partita riaperta e siamo al secondo tempo. Pressing forse nato da Milano, palla recuperata da Poletto, pallone per Zanoni, Zanoni per Bollini, Bollini per Tosetti, Tosetti può mettere in mezzo il pallone, eccolo qui, deviata, c'è il 2-2, fortunato, ma un 2-2 meritato, e arriva il pareggio e andiamo adesso a provarla a vincere. Siamo sul 2-2, ancora tutto da decidere. Calcio d'angolo, palla in mezzo, palo e c'è il gol di Poletto, 3-2 Poletto, incredibile. Era Milano riesce nel miracoloso, miracoloso recupero dal 2-0 al 3-2. Real Milano non molla niente, non molla niente. Al 93 minuto la partita finisce, Real Milano 3, Pergolettese 2 e il Monza, porca troia, ha vinto ancora. Anzi no, cosa dico? Ha perso, siamo a meno 2, scusate se è stato breve ma intenso, però ovviamente le nostre speranze si schiacciano qui, si distruggono con questo gol di Bracchi. Scusate se è tutto veloce, ma è per accorciare i tempi. E il Monza, ripeto, ha perso la scorsa partita, eravamo a meno 2, perdiamo però contro il Pavia e ci ritroviamo a più 5 dall'incazzatura, non guardo neanche la classifica e proseguiamo ancora. Andiamo contro il Prodenzano. Prodenzano, ricordo che Pavia era anche penultimo, però va bene. Andiamo in vantaggio con Zanoni, che raddoppia ancora Zanoni, siamo sul 2-0. Il Monza nel frattempo sta perdendo 3-0, perde,
Poi arriverà però il gol del 3-1 del Monza. E non ci sono le notizie perché ovviamente sono i gol sono in durante le azioni. Arriverà nel frattempo il 3-0 imbarazzante qui la difesa del Prodenzano. Il Monza stava ancora perdendo 3-1. Poi qui arriverà il gol del 3-1 che poco vale, ma faccio una scoperta terribile, scopro perché abbiamo subito questo gol, perché la squadra è crollata così mentalmente, perché il Monza, per Dio, è sul 3-4, guardate in basso a destra, 3-4 in 10 minuti, in 6 minuti, cos'è? In 12 minuti, incredibile, 4-3 per il Monza che perdeva 3-0, è assurdo. Assurdo, poi vincerà anche 5-3, lasciamo perdere, e il Monza rimane a più 5, ma non perde mai il Monza, che devo fare io? Noi continuiamo a vincere, abbiamo perso contro il Pavia, sì, però succede a tutte le grandi squadre. Poi Dotti, si inventa Assisman in questa stagione e serve un pallone perfetto per Zanoni, 1-0 a Milano, ovviamente il Monza non molla un colpo e anche il Monza è già in vantaggio, rimane sempre a più 5. Poi il Real Milano ancora con Inglesi in mezzo per Bollini che segna il suo 300° gol, tipo il 22esimo, 28 mi sembra in totale contando anche le coppe. 2-0 Real Milano, poi arriverà anche il 3-0 bellissimo di Inglese, un Real Milano schiaccia Sassi, se non per quella sconfitta col Pavia sfortunata, ma ripeto, abbiamo due infortunati e uno squalificato e a questi livelli contano tanto, soprattutto perché non abbiamo molti panchinari. Arriverà il 4-1 con un assist di Alessandro Dotti al bacio, mamma mia, secondo assist di Dotti, segna poco ma inventa calcio in un ruolo diverso rispetto all'anno scorso. Arriverà anche il 4-1 e poi però, che non vi ho mostrato per ovvi motivi di tempo, arriverà il gol del 5-1, tripletta di Bollini, 24esimo gol stagionale per lui, è scatenato, finirà così la partita, 5-1 Real Milano, e vediamo un po' il Monza cosa ha fatto. Ovviamente il Monza ha vinto, quindi rimaniamo a più 5, mancano 4 giornate alla fine che ci godremo tutte, e il prossimo video saranno le 4 partite con la mia telecronaca, diciamo in diretta, non come adesso che sto riassumendo le partite, ma sarà la diretta come faccio sempre a ogni fine stagione, dove dobbiamo sperare che il Monza ne perda 2 o ne pareggi 1 e ne perda un'altra. Questo è il calendario del Monza, dove guardate qua, l'ultima partita che ha perso è stata proprio contro di noi a Milano, poi soltanto 2 pareggi e tutte vittorie. Ora avrà una partita dura contro l'Oginatese che è settimo e poi altre partite di media difficoltà. Ragazzi, questo è tutto, ci vediamo per il prossimo video, ciao! Mia bella Madonnina, che te brille de lontano, tu t'adora e vicinina, ti te domine Milano.